mai come adesso la gente si è affidata alla scrittura. Ti aiuta la scrittura ad aprirti prospettive di pensiero, di ricerca personale, di variazione dei tuoi comportamenti quotidiani e usuali estremamente significative e importanti. La cosa positiva è che i viaggi con mia figlia e la pagina Facebook si sono dati una mano reciprocamente. Per me la scrittura è un percorso anche di presa di coscienza e di consapevolezza. La pagina mi ha stimolato ancora di più a fare delle attività con mia figlia. Quando scrivi e butti giù un pensiero, riesci anche dentro di te a realizzare, a consapevolizzare quello che stai pensando. E questo penso che sia una cosa molto importante, o almeno per me lo è, per ogni tanto mettere ordine nella testa. Ma oggi la comunicazione è fatta di scrittura, più che mai. Facebook ci ha obbligati a uno stream, quindi a un fiume, esattamente come un fiume, a un flusso. Su social non c'è che viene prima la politica interna, poi lo sport, poi l'ambiente. Cioè le grammatiche vigenti sui social network non sono quelle della scrittura. Mi interessa se chi scrive, seppur l'argomento sia futile, ha una passione. Cioè, se c'è una persona dietro che fa queste cose, ok? Io la voglio conoscere, voglio sapere perché le fa. Qua invece non funziona così, ma è il suo bello, cioè non è un limite. Le persone vogliono questo livello di spontaneità. Sui social ci si fa comprare, non si vende. Ovviamente questo prevede un minimo di studio di quali sono il comportamento normale delle persone, dei nostri lettori o delle persone in generale su Google, e l'individuazione di queste parole chiave. Questo ha cambiato molto la scrittura nel tempo, ha creato una scrittura che è propria del web. Se scrivi per il web, tendenzialmente una delle prime domande che ti fanno è: conosci il SEO e sai come... oppure addirittura vanno a vedere i numeri dei tuoi articoli. Il giornalista, in alcuni casi, quando ci sono dietro gli uffici stampa, ha la notizia già lì. Il musicista di cui parlo poi mi contatta privatamente, lo dice anche in pubblico: caspita, grazie, ma hai scritto proprio tu una cosa, non hai copiato la cartella stampa, come se io avessi fatto qualcosa di incredibile, o comunque un passo in più che è raro incontrare. Certo, il giornalista non si dovrebbe far condizionare dal rapporto che ha con l'ufficio stampa e dovrebbe fare una grande selezione. Si può scrivere in molti modi, scrivere le parole è uno dei mille mezzi con cui si può scrivere. È successo che Francesco è arrivato in studio, dice: ho scritto un nuovo pezzo ieri. Anche la musica è una scrittura, le note sono una scrittura. E allora subito Flaco si aggancia al pezzo, comincia a suonarlo e lo arricchisce, no? Poi a un certo punto prende un certo piglio e Ella De Bandini si siede alla batteria e comincia un ritmo bello, brioso, che cosa? Che parto da un concetto, parto solitamente da una frase chiave, oppure a volte parto da una melodia che ho in testa. Prendo un tovagliolo o quello che mi capita sotto mano per appuntare delle idee. Siamo partiti dai pezzi. Quindi dai pezzi abbiamo pensato anche che tipo di... è dalla mia voce, perché la mia voce è uno strumento. Quindi abbiamo partito da queste due cose. All'interno del ristorante aveva appese ai muri tutte le fotografie di Francesco Baracca, il famoso aviatore della Prima Guerra Mondiale. E questo mi incuriosì molto. Infatti, tornato a casa, andai a vedere in internet e la prima cosa che apparve fu il suo biplano, lo SPAD 7 S2489. Da lì abbiamo capito come isolare i versi, quando aprire la parte musicale. Ci sono poesie che partono all'inizio con una sospensione e poi il momento musicale parte dopo. Per esempio questa poesia di questo tizio nella vasca, che parla della sua pena, alla fine dice: ho aperto i polsi per vedere uscire il colore da me, finisce così. Tutto il testo è concentrato all'inizio, quando il colore esce da sé parte un momento musicale da un minuto e mezzo. Se lo leggo senza base deve avere un senso compiuto, non so come dire, non ci devono essere super cazzole in mezzo. Io ho fatto tantissimi anni a lavorare in una fase
ben chiara della scrittura della musica pop italiana, attenzione pop. Un sacco di rapper di adesso che suonano magari ingenuamente alle orecchie dei ragazzi un po' più giovani come magari profondi, no? Mentre in realtà so proprio tutta una serie di frasi lanciate un po' così a casaccio, no? Si faceva un fake English, cioè una melodia in finto inglese, manco in inglese, veramente dicendo qualcosa, e da lì scrivevo i testi, quindi sono fatto una palestra disumana. Che frase geniale, eh? La puoi interpretare in mille modi. Uno di questi modi è che magari non vuol dire assolutamente niente. Beppe Viola ha scritto e parlato, ma scriveva col microfono in mano, di sport. E lo faceva con un'umanità incredibile. La telecronaca è immediatezza e improvvisazione. Non improvvisazione, che uno dice la prima cosa che gli viene in mente, ma deve leggere e adattarsi in corsa. Penso che scrivere invece sia uno che non ha mai sentito parlare di quello di cui tu stai scrivendo, ha gli strumenti, se questa dovesse essere una cosa interessante per capirla. Quando tu scendi sul tecnico devi utilizzare della terminologia che fa parte del settore. Un linguaggio troppo tecnico che non spiega nulla, nemmeno i concetti più difficili, credo che sia un linguaggio che non arriva alla maggioranza delle persone. Se lo scrivi sul calcio puoi anche dare per scontati determinati passaggi, perché comunque più o meno ognuno di noi ha, come dire, è più facile raggiungere un lettore con un background calcistico. Cioè, il bello delle storie del ciclismo è che c'è anche un sacco di inventiva. L'ironia alla fin fine è qualcosa che può far ridere sia quello che ne capisce tanto di basket che quello che si sta avvicinando alla pallacanestro. Io mi ricordo che c'è su YouTube questa volata di Maximilian Chandri che vince la tappa, e mentre vince la telecronaca della vittoria di tappa di Chandri è un flusso di coscienza di De Zan che racconta del ristorante che ha il cugino di Chandri a Hollywood, del fatto che ha fatto delle comparsate in dei film con Barbara Streisand, che poi vai a vedere non è vero, magari passava dietro in una scena. C'è l'Ariostea in testa, ma è Chandri che vince su Nellierrea. Chandri che avevamo intervistato ieri, Maximilian Chandri della Motorola Magniflex, passaporto inglese, nato a Londra, risiede a Los Angeles dove è proprietario di un ristorante, ha partecipato anche a parecchi film. Chandri che ha vinto.